ci faccio io qua a lavorare in testa masseria? Uno come me qua sprecato, pare che sono ciuccio, mi chiamano Guaccio. Ero il cavallo della torre più importante, la più alta che guardava tutte le altre, Torre Guaccio. Dovevo difendere Carovigno e la sua gente dai turchi, e la corte regia così decretò: il cavallo sempre riposato e sazio per essere pronto a dare l'allarme. Da Torre Guaceto guardavamo Torre Santa Sabina, e così, se vedevamo arrivare i turchi, iniziavano i segnali di fumo e fuoco dalla nostra torre. Sento ancora il puzzo di quegli spari, dei galeoni, le loro urla, il fumo. Aspetta, 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 e ce li vedeva male i turchi, eh? Una volta lo sentì per davvero quell'odore di fumo. Mamma di turchi, pensai! Ma guardo bene e vedo arrivare un ruscancio argento del mio torriero con addirittura una bistecca in mano. E maledetto! Ma chi mi dava più pena, ohimè, era il mio cavaliere. Immaginava di salpare un giorno verso lidi lontani al seguito del re di Spagna, e peggio ancora quando scoprì le donne. E qua nei Scimunie, penna da Migella di Serranova, s'appartavano al castello dove giace la spada miracolosa che salvò gli abitanti dai turchi. Passavamo da Rifragina, di là dovevamo passare, perché ci stava donna Anna, che tra un calice di siero e una preghiera alla Madonna di Belvedere era brava nelle fatture, una ciocca di capelli, un'unghia, e poi piribibim biribibà, diceva lei, l'amore arriva. Povera strega, dopo qualche anno la picciara viva pure a Ienda. Cuore e battaglia per la terra mia, e vi io so pronto a stare dalla mattina alla sera, sempre occhi aperti, per difendere questa gente, per difendere questo popolo, che vi che begli occhi carichi di cielo e di mare sotto la fatica quotidiana di ogni giorno.